Ciao a tutti ragazzi, bentornati a una nuova video recensione in compagnia di Avvido Review. Oggi vi presentiamo Golf Put Pro, un gioco disponibile in App Store al costo di 79 centesimi e compatibile con iPod Touch e iPhone. Andiamo subito a lanciarlo dall'icona della Springboard, come avrete capito sia dal nome che anche dall'icona. È un gioco che fondamentalmente è basato sul golf. In particolare il gameplay di questo titolo si basa sul concept del look around and try, ossia noi dovremmo tramite un'analisi delle condizioni dello stage in cui ci troviamo a effettuare la nostra performance, dovremmo riuscire a fare buca un po' come succede, come se fosse un'estrapolazione del gameplay di un gioco di golf di quelli simulativi, solamente relegato alla situazione del green, ossia praticamente noi avremmo la possibilità di dover cercare di imbucare questa pallina all'interno della buca, avendo però, partendo dal presupposto che avremo un'inclinazione, ad esempio in questo caso del background di gioco, di 1.67, per cui dovremmo cercare di fare i calcoli giusti per riuscire a imbucare la pallina nonostante l'inclinazione del terreno indicata qui in alto. Questo per quanto riguarda il gameplay, ma partiamo da un'occhiata rapida al menu di gioco. Avremo la possibilità quindi di iniziare una nuova partita, di vedere le opzioni standard, quindi con il suono, i more games e così via, la possibilità di vedere lo scorecard, ossia i punteggi che abbiamo realizzato sia in modalità singolo che in modalità pro 18 buche, che vedremo successivamente in compagnia di 4 persone, e il tutto all'interno di questa voce di menu. Iniziamo subito una nuova partita. Avremo 4 tipologie fondamentalmente possibili di gameplay. In 3 lives noi avremo 3 possibilità per riuscire a azzeccare più buche possibili. Una volta completate le tre possibilità, la partita andrà in game over. In a row noi avremo una sorta di passaggio continuo di stage l'uno dopo l'altro e avremo un solo tiro a disposizione per tutti gli stage. Nella modalità Pro noi avremo sempre la possibilità di avere 3 tiri a disposizione, però lo stage di gioco sarà un po' più complesso, per cui non sarà solo l'inclinazione del ground, quindi del green, a influire sulla traiettoria della pallina, ma anche la buca stessa si sposterà in diverse zone. La modalità che vi dicevo prima in compagnia di altre 3 persone, quindi in 4, è la 18 buche. 4 players, per cui quindi si gioca in 4 persone. Bisognerà portare avanti tutte le 18 buche, chi alla fine di tutto, diciamo, il tracciato avrà il risultato migliore sarà il vincitore. Ma andiamo a vedere singolarmente queste tipologie di gioco e mostriamo un po' di gameplay in presa diretta del titolo. Allora, come vedete, questo è lo stage di gioco, qui abbiamo lo score, il punteggio massimo raggiunto in questo score, le possibilità, in questo caso nella 3 lives a disposizione per effettuare per portare avanti quindi la nostra performance, la possibilità di abilitare il volume, disabilitarlo e di tornare in pausa al menu principale. Per cui noi dovremmo, in base adesso a questa indicazione, ci dice che il green è inclinato di 2.39 e riuscendo quindi ad azzeccare il direzionamento corretto del tiro, dovremmo riuscire a fare buca. Ad esempio io provo così. Peccato, quindi vedete, una delle mie possibilità è andata sfumata. Proviamo con la seconda. Neanche la seconda è andata a buon fine. Proviamo con la terza. Peccato. Per poco. Comunque, torniamo, quindi ci dice giocare ancora, vedere gli score o condividere ovviamente gli stessi su mail, Facebook e Twitter. Ormai questo è lo standard un po' per tutti i giochi disponibili, quantomeno per iPhone e iPad. Vi faccio vedere una nuova modalità in a row. In questo caso vedete qui non abbiamo più a disposizione i tiri, ma semplicemente avremo un continuo cambio di stage, quindi, e dovremmo far altro. Il gameplay è sempre lo stesso, quindi a seconda, diciamo, delle condizioni dovremo imbucare più tiri possibili. Adesso io provo
peccato. Appena in questo caso sbagliamo, raggiungeremo il game over. Andiamo a vedere l'ultima modalità, la pro. In questo caso, vedete, al di là dell'inclinazione del green, abbiamo anche la buca spostata più a sinistra. Per cui queste sono tutte, perfetto, tutte cose da tenere in considerazione per riuscire a portare avanti, peccato, la nostra performance. Faccio un ultimo tentativo, eccolo qua. Ok, quindi vi do la possibilità di ascoltare anche quello che è l'audio per qualche secondo e poi torniamo per le considerazioni finali sul gioco. Quindi, cosa dire per quanto riguarda Golf Put Pro? Allora, essenzialmente dal punto di vista grafico è un titolo comunque che nella sua semplicità apparente è comunque ben realizzato. Il gameplay è molto semplice e immediato, come avete visto, abbiamo già avuto modo di provare altri titoli del genere, come ad esempio Paper Toss, e il divertimento è comunque immediato e assicurato. Dal punto di vista grafico abbiamo un'ottima realizzazione a livello di quello che è comunque sia il particolare, insomma, in generale del level design, quindi comunque il green, gli alberi di sfondo e la pallina stessa, che anche un'ottima realizzazione del movimento della pallina per quanto riguarda il percorso e la traiettoria che segue. Sempre tutto molto fluido, frame rate stabile. Di contro, possiamo dire però che abbiamo notato una certa ripetitività per quanto riguarda il background stesso, quindi lo sfondo di gioco, come avete visto, è sempre quello, e magari sarebbe stato carino variare, alternare anche diversi tipi di situazione. Fra l'altro si nota proprio lo stacco netto fra il piano del green, che avete visto si inclina a seconda, diciamo, in maniera randomica a seconda della partita che ci troviamo ad affrontare, mentre la parte sottostante degli alberi rimane sempre fissa e identica per tutto quanto il gameplay. Per cui sicuramente un titolo magari che comunque possiamo, al di là di tutto, consigliare a chi piace il genere, quindi a chi è apprezzato Paper Toss sicuramente potrà divertirsi con questo Golf Put Pro. 79 centesimi è il costo da pagare per godere del titolo. Non è presente una versione Lite in App Store, quindi noi personalmente ci sentiamo comunque di consigliarlo alle persone che vogliono veramente fare passare 5 minuti in tranquillità, anche perché la musica di sfondo, come avete potuto sentire, è veramente molto rilassante. Si sposa benissimo con quello che è il gameplay del golf, e per cui dà anche questa sensazione di tranquillità che non fa mai male. Per quanto riguarda la recensione di Golf Put Pro, oggi è tutto. Io vi rimando all'iscrizione sul canale, qualora non l'aveste ancora fatto. Un saluto a tutti e alla prossima. Per la video review, Marco Frosinone.